Parliamo con il coach della GEAS, Cinzia Zanotti, una vittoria qua a Crema importante anche se siamo solo alla seconda. Sì, sicuramente noi siamo reduci da una partita contro Crema veramente un po' indecorosa, che è stata quella del torneo. Oggi abbiamo fatto una buona partita. Crema è una squadra, ricordo, che comunque l'anno scorso ha fatto molto bene, che gioca soprattutto molto bene. Siamo riusciti a mettere qualche granello di sabbia nei loro ingranaggi e questo è importante, al di là della vittoria, che le ragazze siano state sveglie sulle cose da fare. Quindi ovviamente non è detto niente, siamo la seconda di campionato, però sono contenta. Una gara che è stata un po' quello che si aspettava, molto equilibrio. A un certo punto nell'ultimo quarto sembrava che Crema aveva preso quei 4-5 punti che forse a quel punto sembrarono decisivi. Certo, siamo state sempre avanti, lì è il momento in cui Crema ha messo la testa avanti, c'era la possibilità che le ragazze crollassero e invece ha avuto una bella reazione e questa è una cosa importante soprattutto per il futuro, insomma. Questa partita dice qualcosa di importante sul campionato? Ma è veramente lungo il campionato, noi lavoriamo passo per passo e speriamo di arrivare a conquistarci i playoff. Con Crema sarà un duello fino alla fine o pensa ci sarà anche qualcun altro? Non lo so, non ho idea. Costa è una buona squadra, diciamo che il nostro girone, Sangha è una buona squadra, è molto equilibrato, quindi non ci sono partite vinte in partenza.